testimoniare il valore del lavoro che sta facendo il Comune e il sindaco Ciancone, Sabrina, soprattutto perché si punta su un valore indiscutibile che ha il nostro territorio quando anche si fa area interna. Qui c'è la bellezza, c'è il significato, c'è il senso, c'è l'originalità e anche l'irripetibilità della biodiversità abruzzese, della nostra collina, della nostra montagna. Noi dobbiamo sapere che c'è un turismo esperienziale che qui, per esempio, trova una forma elevata di espressione. Chi gira e arriva in questi luoghi va alla ricerca di significato, di bellezza. A Fontecchio è possibile, ma in tutta la montagna abruzzese, in questi 700.000 ettari di terreno che danno luogo ad una straordinaria appartenenza tra chi ci viene, chi ci vive, le esperienze che qui si possono condurre e quello che si riporta a casa come esperienza di incontro sul piano umano, sul piano culturale. Ma qual è il target di questa iniziativa? Voglio dire, chi sono le persone che poi si avvantaggeranno di questa nuova idea? Ma intanto c'è questa comunità che vede arrivare nuova quantità e qualità di persone, da coloro i quali girano e vanno alla ricerca di esperienze di significato. Qui è possibile avere alloggi abitativi, è possibile avere un certo gusto dal punto di vista enogastronomico, è possibile rilevare quanto coincide anche con vecchi mestieri, vecchie tradizioni, vecchia e straordinaria identità, dove per vecchio si intende il consistente, quello che ti coinvolge, quello che ti prende quasi in braccio, quello che ti riguarda e ti rende partecipe.